semifinale d'andata nei playoff di Serie B su Elbis Live al Rigamonti. È Brescia-Monza, un derby lombardo che vale tantissimo in 180 minuti tra andata e ritorno, che mettono in palio un posto per la finalissima, per arrivare a giocarsi la terza ed ultima promozione in Serie A. Una Serie A che il Monza ancora non ha mai disputato nella sua storia, che il Brescia invece ha giocato un paio di anni fa e che cerca di nuovo con Corini a spingere la sua squadra. Pallone trasportato in campo dal BKT Football Truck. L'arbitro che avvia il match è Aureliano. Un Brescia molto tosto in avvio, con Van Deloy a trovare il pallone tra le linee per Tramoni. La chiusura imperfetta di Carlos Augusto diventa un assist per Moreo. Palla scaricata in porta con il sinistro. Non perfetto il posizionamento di Michele Di Gregorio. Nasce così il gol al settimo dell'1-0 Brescia, che gioca bene, molto bene in avvio, merita il vantaggio, lo realizza con questo bel sinistro. Poi ancora spazi con Tramoni, che pesca facile Palacio, il cross deviato sul palo. E qui il Brescia va molto vicino a un raddoppio che sarebbe pesato tanto per la squadra di Stroppa, che invece reagisce con Dani Motta, sempre lui ovviamente al centro dell'attacco del Monza. Poi Ciurria, dopo la respinta di Joronen, non riesce a coordinarsi al meglio per la battuta. C'è un primo infortunio che riguarda il laterale sinistro del Brescia, Ward, che è costretto al cambio. Entra Paiaz, non è fortunato in questa situazione Corini, che interviene col primo cambio. Palla in verticale molto interessante per il Trenza, Palacio che scappa inseguito da Pirola, arriva vicino all'area di rigore, ci entra, va sul sinistro, calcia Palacio con una deviazione, è calcio d'angolo, palla sul fondo di Gregorio, però sembrava essere sulla traiettoria. Poi Ciurria, lo scambio con Carlos Augusto che si accentra, la mette sul destro, calcia, la respinta da parte di Llorone, poi Ciurria di nuovo dentro per il tap-in di Gutkier e pareggia sul tramonto del primo tempo il Monza nel miglior momento del Brescia. Arriva il gol dell'1-1 che proietta il Monza verso un risultato molto importante. L'assist di Ciurria a rimorchio all'indietro per Gutkier, dopo la revisione del VAR, gol convalidato da Gianluca Aureliano. Nel secondo tempo il Brescia che prova a calciare da fuori con Paiaz, la respinta di Di Gregorio e poi Paletta a neutralizzare. Vuole una squadra diversa dal primo tempo Stroppa e la trova grazie anche a questa magia di Macin. Una palla illuminante per Dani Motta che prova a superare Joronen, viene agganciato, è calcio di rigore per Aureliano che non ha dubbi, forse rallenta un po' con la gamba destra Dani Motta, ma lo sgambetto, il tocco c'è e c'è anche la realizzazione di Christian Lund. Gutkier doppietta, la sua prima in due anni con la maglia del Monza. Una doppietta pesantissima, una battuta perfetta questa del calcio di rigore. Spiazza nettamente il portiere della Brescia che poi ci prova da fuori con Leris. Effetto sorpresa riuscito molto bene, ma è reattivo anche Di Gregorio che va a togliere il pallone da sotto la traversa. Con i nuovi entrati il Brescia che prova a trovare spazi. Iaghiello, Moreo dentro per l'intervento di Leris anche da terra sul corpo di Di Gregorio, che riesce a coprire una buona parte dello specchio di tiro da parte del giocatore del Brescia. Dopo essere stato contenuto dalla difesa, un tentativo che sbatte sul portiere del Monza che vince 2-1, risultato pesantissimo che mette la strada in discesa. Brescia 1-2 in vista della gara di ritorno di domenica prossima.